Hola guys, bentornati su Chitarra Subito. Stai iniziando a studiare la chitarra da poco e stai imparando gli accordi e magari ti stai dicendo: ma quanti cavolo sono, quanto devo studiare per imparare tutti questi accordi? Bene, oggi con 5 accordi te li insegno tutti. Seguimi. Molto bene, come abbiamo detto nell'introduzione, oggi impareremo 5 posizioni di base con 5 accordi in prima posizione e da questi 5 accordi noi potremmo ottenere tutti gli accordi, o almeno i maggiori e i minori, che sono quelli usati nell'80% dei casi, in tutte le tonalità e in tutte le posizioni. Perché lo chiamiamo caged o caged? Perché è praticamente un acronimo C-A-G-E-D dei 5 accordi che noi impariamo in prima posizione nella notazione anglosassone, ovvero il Do maggiore è il C, in notazione anglosassone invece di chiamarlo Do lo chiamano C. Poi abbiamo la A, che è il La maggiore, noi lo chiamiamo La, in notazione anglosassone si dice A. Poi abbiamo la G, che è il Sol, la E, che è il Mi, e la D, che è il Re. Viene chiamato sistema caged o caged, in realtà è una proprietà della chitarra che si conosce da quando la chitarra è stata, tra virgolette, progettata, ovvero la capacità di questo strumento a corde di poter trasporre una stessa sequenza melodica o armonica in tutte le tonalità, semplicemente spostandola sul manico. Lo facciamo per esempio con le scale. Se io ho una scala di Do maggiore, parto dal Do, per spostarla a Re ci basta, invece di partire dal Do, andare sul Re e fare la stessa identica frase melodica che abbiamo suonato, eccetera eccetera. Perché proprio questi 5 accordi? Perché sono i 5 accordi maggiori che noi possiamo ottenere in prima posizione suonando le corde a vuoto, quindi senza l'utilizzo del barré. Perché il Do lo suoniamo senza barré, il Re lo suoniamo senza barré, il Mi lo suoniamo senza barré, già il Fa ci vorrebbe il barré, non lo suoniamo, il Sol ci vuole il barré, il La ci vuole il barré e per il Si ci vorrebbe il barré. Quindi noi abbiamo preso queste 5 posizioni naturali e, portandoci la spasso per la tastiera, noi praticamente otteniamo tutti gli accordi maggiori o minori. Ovviamente per la trasposizione in minore bisogna prendere la forma minore dello stesso accordo, esempio Mi maggiore, la posizione è Mi minore. Ovviamente in questo caso, se volessimo trasporre questo accordo minore, invece di portarci in giro la forma di Mi maggiore, porteremo in giro la forma di Mi minore. Comunque, andiamo con ordine. Quindi, le prime 5 posizioni, le prime 5 accordi, in queste 5 posizioni abbiamo specificato quali sono: Do, Re, Mi, Sol e La maggiore. Molto bene. Quindi per ognuna di queste 5 posizioni c'è lo stesso accordo suonato in posizioni differenti seguendo ognuno di questi esempi, ovvero noi prendiamo questi 5 accordi Do, Re, Mi, Sol, La come modelli da trasporre sulla tastiera, in modo che da questi modelli noi possiamo ottenere tutti gli altri accordi. Esempio Mi maggiore, sempre prendiamo l'esempio Mi maggiore. Prendendo questa formula Mi maggiore, usando lo schema di Mi maggiore e usando il barré per sostituire il capotasto, noi possiamo ottenere tutti gli accordi, tutti i 12 accordi maggiori, quindi da Mi al Mi all'ottava sopra, semplicemente grazie al barré spostando questo accordo di Mi su tutta la tastiera. È quello che facciamo per esempio col Fa. Noi col Fa prendiamo un accordo di Mi, tra Mi e Fa c'è mezzo tono, quindi un tasto. Quindi trasportiamo di un tasto la nostra posizione, mettiamo il barré e abbiamo il Fa. L'accordo è lo stesso, è sempre quello di Mi, l'unica differenza è che io aggiungo un barré perché ovviamente devo sostituire il mio capotasto. Quindi avremo Fa diesis,
Sol, Sol diesis o La bemolle, La, Si, La diesis o Si bemolle, Si, Do, Do diesis o Re bemolle, Re, Re diesis o Mi bemolle, e andiamo a chiudere sul Mi, che per le mie dita giganti è difficoltoso da suonare. Lo stesso vale per le altre posizioni. Esempio, prendiamo il La, andiamo col barré, andiamo a Si bemolle o La diesis, poi andiamo a Si, Do, Do diesis, Re, eccetera eccetera. Lo stesso vale per le altre tre posizioni. Per esempio il Do, a questo punto tolgo, sostituisco il Do, lo eseguo così, metto il barré e ottengo un Do diesis. Re, eccetera eccetera, Re diesis, eccetera eccetera. Quindi molto semplice. Questo sistema, questo Caged, ci permette di individuare 5 modelli di accordo, quindi il modello Do, il modello Re, il modello Mi, il modello Sol e il modello La, e questi 5 modelli noi li trasportiamo su tutta la tastiera in modo da avere la possibilità di suonare tutti gli accordi maggiori e minori in tutte le tonalità, ok? E di trovare anche quali sono i cosiddetti rivolti, cioè lo stesso accordo suonato in posizioni diverse, perché grazie al Caged o Caged io posso prendere il mio Mi maggiore e suonarlo qua in posizione di Mi, in modello Mi, diciamo. Però se volessi suonare il Mi in modello Do, per esempio, prendo il mio esempio il Do, che inizia col Do, quindi se voglio il Mi faccio lo stesso modello facendolo partire dal Mi, quindi Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, metto giù la posizione di Do maggiore, metto il barré e ho il mio Do, è il mio Mi suonato in modo Do, e si chiama rivolto, è un'altra maniera di suonare lo stesso accordo. Quindi avere uno schema, che poi vi metterò alla fine della lezione, vi metterò questo schema, ci permette praticamente di suonare tutti gli accordi in tutte le tonalità, non solo, ci permette di avere 5 posizioni diverse per lo stesso accordo. A cosa può servire questo? Molto semplice. Se io sto suonando una canzone e per qualsiasi bisogno, per qualsiasi ragione ho bisogno di fare in modo che il mio giro armonico esca da questa zona della chitarra per ragioni di timbro, di arrangiamento, per cercare cose diverse, io posso tranquillamente scegliere uno dei 5 modelli del Caged per fare in modo che i miei accordi suonino in un'altra posizione e quindi avere un'altra possibilità di suono. Esempio pratico: siamo due chitarre, dobbiamo fare lo stesso pezzo, il nostro pezzo è Sol, Re, Do, magari vi ricorda qualcosa. Molto bene, siamo più chitarre, e se facciamo tutti la stessa roba, certo, è corretto, però può risultare noioso. Allora possiamo fare in modo, sfruttando il sistema Caged, di dare varie ruoli ai vari chitarristi. Uno magari potrebbe tenere la nostra ritmica di base con gli accordi in prima posizione, normalmente un'acustica, per dire, che fa un po' da tappeto sul quale tutti poi ci appoggiamo. E poi l'altro chitarrista vorrebbe magari poter fare degli arpeggi, ma non farli nella stessa posizione, perché avendo lo stesso timbro magari si impasterebbero troppo con la chitarra acustica e non verrebbe fuori il lavoro. Allora a questo punto ne spostiamo, abbiamo Sol, Re, Do come accordi, e allora ci andiamo a cercare per esempio il Sol in questa posizione, ok? Quindi a questo punto stiamo facendo il Sol in modalità Re, perché abbiamo la nostra posizione come se fosse Re maggiore, ma siamo spostati per ottenere un Sol. Poi abbiamo bisogno del Re, il Re lo troviamo per esempio in posizione di in stile, in modello La, quindi anche qui dal La andiamo al Do, al Re
e quindi possiamo suonare il nostro re in un'altra tonalità e magari il do andarlo a prendere in modalità mi, quindi mi, do, in modo che possiamo sfruttare l'arpeggio in un'altra maniera, fare magari questo è un esempio. Quindi abbiamo potuto affrontare la stessa parte armonica in due range della chitarra differente e questo ci permette di poter espandere la timbrica del nostro strumento e della canzone su cui stiamo lavorando. Quindi imparare col sistema caged tutti gli accordi ci permette di affrontare qualsiasi pezzo in qualsiasi tonalità, ovviamente, non solo, come ribadisco, ma ci permette anche di affrontare lo stesso giro armonico in posizioni diverse dello strumento in modo da poter appunto ampliare il senso timbrico di quello che stiamo suonando. Quindi ricapitoliamo, andiamo con ordine, prendiamo i cinque nostri blocchi di partenza e andiamo a fare un riassunto di quello che possiamo ottenere. Quindi lo chiamiamo caged, quindi cominciamo dalla C, cominciamo dal Do. Il Do maggiore, questo. Comincia, la nota fondamentale è questa, Do, sulla quinta corda, terzo tasto. Quindi lo useremo come punto di riferimento. Per ottenere qualsiasi accordo maggiore in questo stile, nello stile Do, nello stile C, ci basterà trovare l'accordo che vogliamo sulla quinta corda. Quindi per esempio abbiamo fatto l'esempio del Mi, troviamo il Mi sulla quinta corda, la corda è la diesis, Si, Do, Re diesis, Do diesis, Re diesis, Mi, trovato. Ci batterà mettere giù l'accordo, adesso suona male ovviamente, l'accordo di Do come normalmente lo facciamo, dobbiamo sostituire l'indice perché dovremmo usarlo come barretto e abbiamo il nostro accordo di Mi maggiore suonato in stile Do. Quindi per tutti gli accordi di Do usiamo questo tipo di sistema. Per gli accordi di La la stessa cosa, l'accordo di La è questo, il nostro punto di riferimento è il La basso a vuoto, la quinta corda, perché è la tonica del nostro accordo. Quindi se dovessimo fare in questo caso un accordo di Mi, andremo a cercare sempre il Mi sulla quinta corda, abbiamo detto che era qua, e buttare giù l'accordo di La. Ok? Per il Sol, Caj, quindi la G, Sol, è questo qua. Il nostro punto di riferimento è il Sol, la tonica alla terza corda della sesta corda, della terza tasto della sesta corda, scusate. Questo è il nostro Sol. Per fare gli accordi in stile Sol ci basterà trovare la tonica che stiamo cercando sulla sesta corda e buttare giù l'accordo di Sol. Per esempio, sempre l'accordo di Mi, perché stiamo parlando di accordi di Mi, da Sol. Cerchiamo il Mi sulla sesta corda, che è qua, qua è a vuoto, non posso farlo, qui è al dodicesimo tasto, faccio il nostro accordo di Sol, ma a questo punto ci vuole sempre il nostro barré, quindi tolgo il dito, sostituisco tutti, quindi l'accordo di Sol diventa questo, e butto giù il barré. E abbiamo il nostro accordo di Mi. Per l'accordo di Mi, la E è questo qua. Ci siamo, abbiamo già fatto, caged. Andiamo con la D, cioè il Re, partiamo dal Re, il nostro punto di riferimento è la quarta corda con il Re a vuoto, andiamo a cercare il Mi sulla quarta corda, in questo caso secondo tasto, buttiamo giù l'accordo di Re e suoniamo. Quindi molto semplice come primo impatto, si tratta appunto di prendere questi cinque modelli e portarceli in giro per la tastiera. Vi faccio vedere bene tutto il Cucuzzaro in questo schema.
spero che sia tutto abbastanza chiaro. Se avete qualsiasi dubbio, scrivetemelo nei commenti e quindi cercherò di spiegarvi le cose più precisamente. Nel prossimo incontro vedremo un po' come sviluppare questo discorso del Kajit e come ci può essere utile nel costruire gli assoli. Quindi ci vediamo con il Kajit per il prossimo incontro. Ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per avere le notifiche dei prossimi incontri. Questo è tutto, Sistema Kajit, vi saluto. Hola guys!